Grazie Presidente, non mi soffermerò più di tanto sulla delibera perché è stata già spiegata molto approfonditamente, però insomma volevo entrare anche nel merito della polemica, insomma facendo presente che comunque è stato consegnato una richiesta di parere che sono pervenute alle commissioni del 22 giugno, già dal 22 giugno. Le commissioni sono pubbliche. Di questa commissione ricordava facente parte anche il consigliere De Priamo come vicepresidente di Commissione Cultura, ma in ogni caso nella Commissione Cultura in cui si è trattato il tema e si è dato parere alla delibera, parere favorevole, come sempre abbiamo invitato tutti gli uffici competenti nel merito delle delibere che poi andiamo a trattare, indipendentemente che sia un tema ovviamente legato solo all'ambito culturale, ma che sia un tema interdisciplinare. Quindi c'era la presenza comunque dei diversi assessorati come dei diversi uffici tecnici come la ragioneria. Per questo se il consigliere De Priamo o altri consiglieri, in quel caso il consigliere De Priamo, ahimè, era assente, però se avessero voluto fare delle domande di approfondimento nel merito, che sono le stesse domande che si possono porre durante una commissione bilancio, in presenza avrebbero potuto farlo, quindi gli sarebbe stato comunque garantito la funzione di consigliere per l'approfondimento, insomma, nel dettaglio della delibera anche dal punto di vista tecnico. Ripeto appunto che è una delibera che eredita una perdita di esercizio dell'anno 2014, quindi noi in questo caso, come in altre situazioni di bilancio, ci facciamo carico come Roma Capitale di andare a risistemare delle situazioni che sono rimaste in sospeso. E credo che sia importante, insomma, come atto di responsabilità, votare da parte di tutti questa delibera, in maniera favorevole. Grazie, Presidente.